21 Wall si trova a Milano, 300 metri da Piazza Piola, quindi siamo nel centro di Città Studi. Uno Wall è un progetto di ospitalità ibrida. Cosa significa ospitalità ibrida? Che nella nostra versione mettiamo insieme la parte di soggiorno, diviso tra camere e co-living, ma mettiamo insieme anche una parte di bistrò, una parte di eventi e una parte di co-working. Non c'è una distinzione tra gli spazi. Gli spazi sono tutti quanti collegati e non c'è una divisione tra loro. Significa che il co-working è il luogo dove si mangia anche, dove ci si incontra, dove si svolgono gli eventi, dove si svolge la vita dei nostri ospiti. Per quanto riguarda la parte del soggiorno, abbiamo 120 camere. All'interno di queste 120 camere abbiamo una quota di camere che noi destiniamo al co-living. Che cos'è il co-living? Il co-living è uno spazio che viene dedicato a clienti che hanno necessità di soggiorno, che vanno da una settimana fino a diversi mesi. Il cliente co-living ha a disposizione, oltre che le camere, anche degli spazi esclusivi. Questi spazi esclusivi sono delle cucine comuni per questi clienti e anche delle lavanderie comuni. Sicuramente ci rivolgiamo ad una fascia abbastanza giovane, non troppo giovane, quindi una fascia che tendenzialmente va dai 20 anni fino ai 40, questo è un po' il core generazionale che prendiamo in considerazione, ma la cosa straordinaria credo della nostra struttura è il fatto che si va dal ragazzo di 20 anni fino alla signora di 80 che prende il tè con le amiche. Ecco, da questo punto di vista la cosa che ci rende speciali è il fatto che ci si sente come a casa. 21 Wall è aperto nel febbraio del 2020, quindi purtroppo all'inizio della pandemia. Non è stato di per sé un problema nella misura in cui noi abbiamo sfruttato questo spazio per ripensare alla nostra offerta e capire se era la più adatta per il mondo che stava per arrivare. Abbiamo immaginato le cose che avevamo disegnato all'inizio, prima del progetto, i macro trend che si erano affacciati negli anni 2000 per le nuove generazioni, e abbiamo riflettuto sul fatto che questi macro trend sarebbero stati ulteriormente accelerati dalla pandemia, ed è quello che è accaduto. Oggi 21 Wall è un luogo che riesce ad interpretare bene le modifiche nei comportamenti delle persone a causa della pandemia. Gli eventi che noi produciamo spaziano dal concerto, quindi dal mondo di puro entertainment, fino ad arrivare a dei talk un po' più impegnati che hanno a che fare con temi di rilevanza sociale. All'inizio del 2023 daremo luogo all'apertura della nostra seconda struttura. La seconda struttura sarà sui Navigli e sarà una versione ulteriormente ripensata e forte della nostra prima struttura.